Grazie. Sì, salve, io ovviamente darò una brevissima lettura dell'intervista che è già pubblicata alle Muse e praticamente entro in merito dall'intervista. Mi sembra molto giusto introdurre l'intervista partendo da un saggio. Io parto da un saggio, una critica di Alfredo Giuliani, che appunto prefazione Novissimi del 61 di Sanguinetti, in cui appunto vi spiega principalmente qual è la funzione stessa dell'avanguardia, che si differenzia molto, diciamo, dal futurismo, no? Che prendeva le distanze dal classicismo, quindi con la spazzatura passatista. Invece con l'avanguardia è proprio questo, è il contrario, cioè imporsi praticamente la perfetta, come dire, collimazione, ecco, tra modernità e appunto tra classicismo e innovazione, cioè prendere i propri insegnamenti e rivenderli, ecco, trasfigurati. E il professore, ovviamente, il rapporto intitolato L'intervista di padre e figlio, intervista appunto a Federico Sanguinetti, e questa è una cosa di padre e figlio che mi ha molto molto affascinato. Non ho avuto modo di conoscere, prima di morire purtroppo, Vincenzo Cerami, per un'intervista sempre a Sinestesie, ha intervistato appunto sia lui che il figlio. Ecco, il rapporto padre-figlio, che non è parassitario, perché non è un paese corporativo come l'Italia, ovviamente chi deve essere padre-figlio deve, ecco, ovviamente, ecco, prendere gli insegnamenti del padre in maniera passiva, e quindi magari si parla anche molto di raccomandazioni. Invece no, sia Matteo Cerami che Petro Vincenzo Cerami, ecco, appunto, hanno, ecco, collegato al discorso di prima, il fatto di prendere la tradizione del padre e rivedere appunto trasfigurata con i propri mezzi e con le proprie interpretazioni. Il professore inizia l'intervista con un episodio abbastanza squallido che vede protagonista la direzione regionale della Liguria, che la biblioteca del professore Sanguinetti a Genova sarebbe in pericolo per via di mancanza di fondi, e quindi lo è ridotta praticamente l'opinione del ridotto, sono ridotti i fondi, tracce di umidità, casi di ricambio d'aria, ma questo è un po' troppo lungo da spiegare, ovviamente, perché l'intervista è già pubblicata. E mi sono subito praticamente spinto, ecco, alle analogie e le differenze tra i due professori su studi appunto su Dante. Ecco, quali sono state le analogie e cosa differivate nel metodo di studio? Dice il professore che i rapporti tra me e mio padre sono sempre stati di grande chiarezza. Nel caso del mio interesse per Dante, posso dire che il professore da bambino era stato attirato da uno studio che il padre ha fatto sul Purgatorio, è rimasto inetto, il padre allievo di Petrocchi. E praticamente mi colpì praticamente il suo modo di agire. Ma diciamo che la differenza, si soffermo sulle differenze, è il fatto che in me c'era qualcosa, ecco, di filologico che mio padre non c'era. Cioè, io tendevo molto, ecco, ad andare un po' al di là, nel senso di, appunto, che non solo di tipo accademico, perché io non avevo intenzione di lavorare all'università, quindi sono praticamente spinto dopo, e quindi appunto tendevo appunto a impostare gli studi in maniera appunto molto molto più filologica. Per quanto mi riguarda, ecco, qui praticamente ci sono poi, come ho detto, ci sono molte poesie di vostro padre dedicate a lei. Volevo leggervi solamente un brevissimo pensiero che più di ogni altra parola rende chiara la testimonianza. Appunto, dice: certo che c'è un segreto, Federico, la raccolta Stracciafoglio. Ve n'è una che recita così: certo c'è un grande segreto, chiamalo pure, questa sera, anche se sono un po' disfatto, torna da due comizi, uno via l'altro, a due feste dell'unità, pensare Pastarino, e così puoi comprenderlo meglio. E disse: mio padre aveva scritto sempre su di me, aveva sempre scritto su di me molte cose. Quando poi mi andai di casa, ecco, l'emancipazione dal padre, raramente, recentemente credo di intervistare per il limite di Arino Letta, ecco, su questo fatto dell'emancipazione del padre, che ritorna sempre, che ho approfondito, tra intellettuali, tra umanisti. E infatti, ecco, lui si andò di casa a 20 anni, ecco, e disse: ma cioè, se rimani di casa, l'importante è che tu non torni più. E infatti, ecco, già questa emancipazione. Disse che da quel momento mio padre praticamente non scrisse più su di me. E questa è una cosa molto interessante che ovviamente il professore ci ha consentito di dire, il fatto del rapporto totalmente succubo della madre. Non c'era un rapporto reale con la madre, non solo, ogni cosa, ogni ecco, una figura molto molto inquietante, un amore che, pur rimanendo in disparte, la madre è ancora viva, quindi non ci permettiamo di dare giudizi, sono parole del professore.
Ecco, era sempre succubo di mia madre, anche la sorte del deputato, che è stato praticamente deputato del PCI nella seconda generazione, ecco, Sanguinetti fa parte di quegli intellettuali lanciani praticamente che collimano politica e cultura come Pasolini, come sarà appunto Gramsci, anche appunto, anche il rapporto della politica era sempre dovuto a mia madre, questa figura inquietante, questa figura totalmente che dominava sia Sanguinetti padre, Sanguinetti figlio, però Sanguinetti figlio poi se ne è veramente emancipato fino a poi non avere appunto più rapporto. Ovviamente dice anche la sua tesi di laurea, la famosissima interpretazione di Van Gogh, è stata scritta grazie a mia madre, è stata scritta grazie alla madre che gli faceva da dattilografa, quindi le cose. E più volte il professore ha più volte espresso delle critiche sul modo di studiare, capire la conclusione. Ricordo appunto un convegno, il professore si sentì, disse che era scandalizzato da questo, dal fatto che purtroppo in un paese così fascista come l'Italia, lui appunto dovevi essere delle distanze dal padre, ma lui appunto dice questo è il mio lavoro di filologo e di critico. E poi ho una domanda a che cosa ricordo appunto del gruppo 63. Il gruppo 63, il professore se ne esce con un'espressione molto molto telegrafica, ricordo che fu un periodo in cui scoprì la poesia di Balestrini, che mi sembrava la voce forse più, come dire, più radicale di quegli anni, in cui mi appassiona praticamente anche i saggi di Giuliani, che appunto oggi è molto dimenticato e Feltrinelli non ripubblica più i suoi saggi. Questa è una cosa comunque che, collegandomi anche all'intervista che feci, che ho fatto per sinestesia, ai Cerami padre e Cerami figlio, il fatto ecco di avere sempre un qualcosa da ridire da figlio nei confronti del padre, oppure lo stesso Cerami ha contestato al padre il fatto per esempio di aver distrutto la maschera di Benigni per esempio dalla Vita è Bella, cioè dopo la Vita è Bella Benigni per esempio non ha fatto più film come esempio Giorgio Stecchino il mostro e ce l'ha rimproverato, anche se la Vita è Bella conosciamo come un capolavoro, però appunto il fatto di andare sempre contro il fatto, di andare sempre contro i voleri appunto del padre praticamente la sua critica e il suo impegno. L'ultima parte dell'intervista, veramente in via conclusione, però ovviamente questo come dire, non è diciamo, devia dalla critica dal personaggio Sanguinetti stesso, si arriva soprattutto a ecco, togliere il Sanguinetti politico, Sanguinetti comunista e Sanguinetti anti-americano. Il fatto praticamente che bisogna soprattutto oggi i giovani devono comunque debbano imparare, ho fatto domanda che cosa è considerato i giovani per studiare in Italia o all'estero, che il professore praticamente dice che oggi ormai l'Italia è un'espressione geografica, è meglio innanzitutto in un mondo in cui ormai la Cina è la prima potenza mondiale, bisogna comunque imparare ad avere, come dire, a capire praticamente che il cinese sarà la prima lingua, però ripeto, questo è politica, ecco, l'ho fatto solamente per tastare anche con il senza Sanguinetti figlio, ecco, le idee politiche, storiche, civili, come appunto vedeva la politica sta Sanguinetti figlio rispetto a Sanguinetti padre. Grazie a tutti. Ripeto, l'intervista è molto più completa, non sì. Solamente... Va bene, sarà pubblicata.